Salve a tutti ragazzi di YouTube, sono Futosh96 e questa è finalmente la seconda parte della mia guida di Pokémon Anima d'Argento in 3D e in italiano. Bene, nella scorsa parte eravamo arrivati da Mr. Pokémon e dove avevamo conosciuto anche il Professor Oak e avevamo anche ricevuto il nostro primo Pokémon, il nostro caro Croaky. In questa parte dovremo andare a vedere cosa è successo al laboratorio del Professor Elm. Come avete notato, in questa parte ho messo un sottofondo musicale, visto che è noiosa la mia voce, quindi potete ignorarla e sentire la canzone. E comunque vi dico i nomi delle canzoni che ho messo in questo video. La prima è Naruto Shippuden, la sigla è in giapponese, dei Flow, ecco. Vabbè, comunque vi metto i nomi in descrizione. La seconda è Lily Allen, che la canzone si chiama Elfi, e poi la terza è Danza col Buio, che tutti conoscete. Bene, come avete notato abbiamo il nostro nuovo rivale, con il suo Cicorita, che ha rubato dal laboratorio del Professor Elm, che noi batteremo molto facilmente, che come vedete già con un graffo gli abbiamo tolto un casino. E abbiamo battuto il nostro rivale. E vabbè, lui dirà che vorrà diventare l'allenatore più forte del mondo, ma non ci riuscirà ovviamente, perché siamo noi gli allenatori più forti del mondo. E bene, e dirigiamoci verso il laboratorio del Professor Elm. Buona notizia ragazzi, oggi andrò a comprarmi un nuovo microfono e quindi le parti avranno un audio migliore, visto che l'audio di questo video non è dei migliori, però resistete ancora un po'. A proposito, in questa parte vorrei catturare il mio secondo membro, solo che non si trova adesso, si trova di notte, e quindi stasera farò una parte in più solo per catturarlo, e quindi durerà un minuto neanche, e niente, oppure lo attaccherò a questo video, non lo so. Comunque adesso stiamo scegliendo il nome del nostro rivale. Io l'ho chiamato Jill, il primo nome che mi è venuto in mente. Come sapete io non sono molto fantasioso, quindi allora il nostro rivale e il nostro amichetto se ne va. Cambiamo discorso, noi portiamo il nuovo mistero che ci ha consegnato il Mr. Pokémon al Professor Elm. Lui rimane praticamente senza parole e dice che non ha mai visto un uovo del genere, comunque lo vorrà tenere per fare alcuni studi. Dirà che dovremmo battere tutte le palestre per diventare campione del mondo, campione della regione, di sì, campione della Lega. Comunque qua mi curo Pokémon, visto che non è che sono il Pokémon, visto che non sono nella forma migliore, però entriamo in casa nostra per avvisare la nostra madre di questo viaggio. E niente, dirà che vorrà risparmiare un po' di soldi. Io dico di sì, perché non si sa mai, infatti ci comprerà anche oggetti utili, quindi sì. Adesso incontreremo sul percorso, non mi ricordo che nome, il nostro amichetto Armonio, che ci insegnerà come catturare Pokémon. E un Rattata. Vabbè, catturerà un Rattata. Comunque, con una Pokémon la cattura. E benissimo, l'ha catturato. Però io non catturerò, come vi ho detto, subito il mio Pokémon, perché adesso non si trova e non vorrei catturare un Pidgey, che lo catturano ormai tutti. Vorrei cambiare. Comunque, come avete visto la layout del mio canale, ho già in mente alcuni Pokémon, non sono tutti. Alla fine farò una layout completa con tutti i Pokémon della mia squadra. Questa è solo una provvisoria, infatti fa schifo, però. E adesso compriamoci un po' di Pokéball per dopo, ok. Stamente dotato di capsula usata, vabbè, non ho mai letto le descrizioni delle Pokémon, sinceramente. Ok,
possiamo dirigerci verso Violapoli, un altro Pokémon selvatico. Comunque nella scorsa parte mi sono dimenticato di prendere questo strumento, una pozione. Qua prendiamo anche la bicocca che ci siamo dimenticati. Abbiamo dimenticato un sacco di cose nella scorsa parte, però è stata una parte completa, diciamo, visto che di solito nelle prime parti gli youtuber arrivano a, per esempio, alla seconda città, Ferpescopoli, poi si fermano lì. Beh, io ho voluto un po' cambiare, visto che ho anche aumentato la velocità. Ecco il nostro primo allenatore, ora che avrà un Rattata livello 4, molto utile per expare bene. Crocchi sale a livello 9 e abbiamo battuto. Un po' di soldi vanno alla mamma e ci chiederà di aggiungerlo sul Pokégear, dove potrà richiamarci per risfidarci, visto che ha perso contro questo allenatore che non vi ho fatto vedere, però nella scorsa parte stavano lottando. Vabbè, comunque il primo Pokémon non battuto. Adesso manca il secondo, Rattata. Uso attacco rapido, pure brutto colpo, cioè avendo io la fortuna. No, io proprio non ho mai fortuna, comunque. Comunque questa canzone che ho messo di sottofondo ora, quella che state ascoltando ora, è una delle mie preferite. Bene, Caterpie è mandato a capo e Crocchi sale a livello 10. Un altro Caterpie e credo proprio che abbiamo finito. Finisce proprio con il tempo della canzone e ora inizia la terza e la ultima canzone. L'avrete riconosciuta, Danza Kuduro. Comunque qua volevo entrare un po' nella grotta oscura per vedere se ci fosse qualcosa di interessante, ma alla fine sono uscito dopo 3 secondi. Cioè, epico. Ok, finalmente siamo arrivati quasi al Violapoli. Prendiamo questa bicocca nera e affrontiamo il nostro primo allenatore. Comunque dalla prossima parte gli allenatori li taglierò, perché solo perché è il primo allenatore che battiamo e vorrei farveli vedere. Non sono semplice. Comunque gli allenatori vanno pian piano. Ogni volta che noi aumentiamo, vabbè, è un po' difficile da spiegare, però diventano sempre più forti man mano che avanziamo nel gioco, quindi comunque andranno al vostro tempo, cioè non vi batteranno mai, almeno a me non è mai successo. Ok, questo vi consiglio di aggiungerlo vivamente nel vostro Pokémon, nel vostro Pokégear, perché se troverà delle bacche vi chiamerà e dovrete andare a prendere, quindi è molto utile, secondo me. O delle bacche o delle chicocche, non lo so. Siamo arrivati a Violapoli finalmente. E ragazzi, andiamoci a curare i Pokémon. Come potete notare la parte è quasi finita. Vi porterò in un posto dove esploreremo la prossima parte. Ecco qui. Bene ragazzi, la parte termina qui. Spero vi sia piaciuta. Commentate, votate, iscrivetevi. E potete darmi dei consigli della guida. E ciao ragazzi!